Bentornati su un'altra puntata della rubrica Le pene del pene, nello spazio dedicato al racconto. Oggi voglio affidare l'apertura di questa riflessione che ho scritto per voi al motto del professor Gabriele Antonini, che poi è anche il nostro motto in Antonini Urology. Il deficit erettile non toglie anni alla vita, toglie vita agli anni. Quante volte avete sentito l'espressione anni pieni di vita? È quello che auspichiamo per noi stessi e per le persone a noi care. Immaginate ora di togliere, di sottrarre proprio a questi anni pieni di vita, la vita stessa. Che cosa resta? Restano gli anni. Ecco, è esattamente questo quello che fa il deficit erettile. Ti lascia gli anni, ma ti toglie la vita. Ti lascia il tempo, sì, perché non ti uccide come farebbe una malattia oncologica, ma ti lascia solo il tempo dell'orologio, che finisce poi per diventare una silenziosa e quotidiana condanna. Vedete, io ho visto troppi uomini che sarebbero stati condannati a morte da un carcinoma alla prostata se non si fossero sottoposti ad un intervento chirurgico di prostatectomia radicale. Proprio questo intervento di asportazione radicale della prostata li ha strappati alla morte e quindi li ha restituiti alla vita. Uomini che però, proprio in conseguenza di questo intervento, hanno perso e per sempre la loro potenza erettile. Hanno perso e per sempre la loro erezione. Ed infatti anche i farmaci conosciuti da tutti, da banco, deposti proprio a contrastare il deficit erettile, non hanno più nessun effetto su di loro e per carità l'iniezione del pene è brutale, dolorosa, di complessa gestione e non è certo una soluzione né accettabile e né definitiva. Questi sono uomini che si rendono subito conto che con la prostatectomia radicale non hanno vinto la vita, ma hanno solo vinto il tempo dell'orologio. In altre parole, vedete, io ho visto troppi uomini trasformarsi da uomini condannati a morte a uomini condannati a vivere. Ed è proprio a questi uomini che oggi mi rivolgo. Mi rivolgo dicendo loro basta. Basta di usare l'uscita dal retro della vita, basta di fuggire, di scappare da ogni situazione di possibile intimità quando siete con una persona che vi piace e dalla quale piacete. La sola cosa che avete imparato in tutti questi anni di deficit erettile è stato proprio come fuggire dall'intimità, inventando ogni volta una scusa che fosse la più dignitosa plausibile, per spegnere e per evitare ogni situazione che rischiava di condurvi a letto con la persona che era lì con voi. Ricordo una volta un paziente che aveva appena fatto un intervento di protesi peniena con il professor Antonini. Gli chiesi: quando hai deciso di fare l'intervento di protesi peniena? E lui mi ha risposto senza esitazione, guardandomi negli occhi, mi ha detto: Enrico, avevo finito le scuse. Aveva finito le scuse. Continuate a scrivermi all'indirizzo di posta elettronica e sul numero in sovraimpressione. Vi attendo numerosi e vi attendo motivati. Qui sulla nostra rubrica Le pene del pene.